Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Questa sera il Signore mi ha messo in cuore un tema al quale ho voluto dare un titolo, Basi utili per Dio. E questa mia considerazione viene fuori da un passo biblico che leggeremo tra un po'. E prima di poter introdurre in maniera approfondita questo tema, vorrei porre a noi tutti una domanda, perché a volte può essere scontata se io dicessi quanti amano Dio, ognuno dice, certo, io amo Dio. Però poi da un'analisi più profonda dobbiamo dire che amare Dio non è solo un sentimento, è anche un sentimento, ma è anche e soprattutto un offrirsi agli altri. E questa è sicuramente una manifestazione dell'amore di Dio, quello di poter dedicare la propria vita al servizio degli altri. Questo è lo scopo anche di questi interventi, di questa trasmissione, di tutto quello che il pastore Cataldo sta facendo attraverso quest'opera. E noi dobbiamo sempre guardare in tutte le direzioni il nostro servizio a Dio, che è la nostra vita di adorazione, preghiera, il nostro servizio di edificazione ai fratelli, ma un servizio anche di evangelizzazione al mondo. Mi veniva in mente in questi giorni l'episodio di Gesù che va a casa di Marta e Maria, due suoi amici intimi con i quali aveva spesso contatti. In quell'episodio nei Vangeli c'è scritto che c'era Maria che era ai piedi di Gesù, lo adorava, ascoltava la parola. E c'era dall'altra parte Marta, la sorella di Maria, che si affaccendava in tutte le commesse dentro casa, tutto quello che c'era da fare. E a un certo punto Gesù, un po' richiamando l'attenzione di Marta, gli disse: Marta, Marta, tu ti affatichi per troppe cose, ma una sola cosa è necessaria e prioritaria, e Maria ha scelto la parte migliore. Ora, a volte si estremizzano queste due cose. Ci sono quelli che vedono il loro cammino cristiano solo una parte di adorazione verso Dio, ascoltare Lui, stare con Lui, stare alla Sua presenza. E poi ci sono quelli che invece fanno, si affaccendano in tante cose e non spendono tempo a stare con Dio. Ma io credo che queste due cose vanno in equilibrio. Devono stare in equilibrio, e che la vera adorazione a Dio poi deve avere un'espressione verso l'esterno, verso la Chiesa, ma anche verso il mondo. E così quello che vorrei sottolineare un po' di più io questa sera attraverso questa parola, una spinta a dare una enfasi pratica al nostro cammino cristiano, perché essere credenti non vuol dire rinchiudersi in una chiesa, stare lì, stare bene, cercare il nostro benessere personale, ma deve essere una visione, una prospettiva verso l'esterno anche. Io credo che il termine, o meglio il soggetto che meno bisognerebbe pronunciare è quel io, che a volte è al centro di tutto il nostro mondo, ed essere un po' più noi, in cui mettiamo e guardiamo anche verso l'esterno. E vorrei sottolineare un aspetto fondamentale di noi credenti del nuovo patto, del Nuovo Testamento, perché nella transizione dall'Antico al Nuovo Testamento c'è stato un passaggio, oltre che dalla legge alla grazia, c'è stato anche un passaggio importante, quello di diventare da servi figli. E così, mentre nell'Antico Testamento l'ambizione più grande che ci poteva essere essere chiamato servo dell'Eterno, oggi la prerogativa e l'ambizione più grande che deve avere una persona sulla faccia della terra è di essere un figlio di Dio. Essere figli di Dio è una prerogativa nostra, sotto il nuovo patto. E quindi questo ci fa capire subito che quando noi stiamo servendo il Signore, in fondo non stiamo servendo un padrone o un datore di lavoro, ma stiamo servendo il Padre, stiamo servendo nella famiglia, e la nostra identità è con l'essere figli. Questo è molto importante, perché questo ci fa capire che quello che facciamo è in relazione all'appartenenza alla famiglia, e la nostra appartenenza al nostro Padre. Non stiamo servendo
qualcuno che è un estraneo che ci impone un servizio, ma il nostro servizio è realmente l'espressione del nostro cristianesimo. Io ho due figli che sono laureati, e non li chiamo di certo ingegnere, dottoressa, li chiamo secondo il loro nome. E questo è importante, cioè l'essere figlio non è in relazione a quello che facciamo, la nostra posizione, il nostro ruolo, il nostro servizio. Noi restiamo figli e questa è la nostra qualifica più importante, a prescindere dal ruolo che rivestiamo, che uno sia un pastore, che sia un diacono, che sia un evangelista, che abbia un altro ruolo nella Chiesa. Siamo figli. Questa è la più grande soddisfazione, questa è la cosa di più grande valore davanti a Dio. Ma proprio perché siamo figli, ognuno nella casa è chiamato a portare un contributo. E quindi io vorrei trasmettere questo importante messaggio, che quello che è importante non è il fare o l'operare, ma il collaborare. Cioè, se mettiamo l'enfasi sul fare, ancora ci sono io al centro del mio mondo, ma se metto la parola collaborare ed essere un collaboratore, allora sto guardando la mia parte insieme alla parte di tanti altri. E vorrei da subito leggere una scrittura con la quale vorrei partire, in Matteo capitolo 5 al verso 8. Nel Vangelo di Matteo 5:8 è scritto: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questo termine vedranno Dio non sta parlando di un vedere in termini fisici, ma sta dicendo vedere come Dio opera. Cioè, se noi vediamo come Dio opera, possiamo collaborare con Lui. E mette una caratteristica di coloro che possono vedere Dio, di coloro che possono avere il proprio sguardo, i propri occhi aperti nel mondo dello Spirito. Bisogna essere puri di cuore. Coloro che hanno questa attitudine nel loro cuore sono le persone che possono collaborare con Dio. Gesù del continuo diceva: io non faccio nulla da me stesso, quello che faccio lo vedo fare al Padre, cioè il Padre gli mostrava le opere da compiere e Gesù collaborava con il Padre, lo Spirito Santo collaborava con Gesù e con la collaborazione. Cioè la nostra sfida più grande è di non fare nulla in autonomia, non fare nulla in maniera indipendente, non fare nulla di nostra iniziativa, cioè fare quello che il Padre ci chiede di fare, collaborare con Lui. Questa caratteristica della purezza di cuore è fondamentale, perché la purezza di cuore fa venire fuori le migliori attitudini. Che significa essere puri? Essere puri vuol dire non dare spazio a mescolanza. Beh, per chi gli piace l'olio d'oliva, capisce quando un olio è pregiato ed è originale, oppure se c'è una mescolanza di altri oli dentro, hanno un sapore diverso. Bene, quando non c'è questa purezza nel cuore, ci sono motivazioni che non sono pure, ecco che non vengono fuori neanche le azioni migliori, ma vengono sempre delle azioni così di compromesso, delle azioni di iniziativa personale. Andiamo a leggere una scrittura allora in Seconda Timoteo capitolo 2 dal verso 20 al verso 26, perché qui voglio entrare proprio nel centro della mia meditazione parlando di questi vasi utili. Seconda Timoteo dal capitolo 2 dal verso 20. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Alcuni sono destinati a uso nobile e altri a un uso ignobile. Altre versioni parlano di essere ad onore o a disonore. Verso 21: se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi, dice l'apostolo Paolo a Timoteo, le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore, ma schiva le questioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente,
correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Vediamo di comprendere qualcosa in più di questo passo biblico, perché la Bibbia dice che in una grande casa ci sono da una parte vasi d'oro e d'argento. L'oro e l'argento nella Bibbia parla della natura divina, l'oro, l'argento parla della redenzione, e in contrapposizione mette vasi di legno e di terra che parlano della natura umana, del terreno, della parte, diciamo, terrena nostra. E dice che quando parliamo di vasi d'oro e d'argento, quelli sono destinati ad un uso nobile. E dice quindi che Dio vuole dei vasi per la sua gloria e preferisce i vasi d'oro e d'argento. E dice che in questi vasi lui ci mette qualcosa di utile, ma se il vaso non è nobile, non ci mette qualcosa di utile. Quindi l'utilità non dipende tanto da Dio, ma dipende dalla nostra disposizione. Cioè, se noi ci conserviamo puri, siamo dei vasi nobili, ma se non ci conserviamo puri, allora non possiamo essere vasi nobili, vasi utili per il Signore. E verso la fine di questo passo, al verso 26, questa particolarità la dobbiamo sottolineare. Dice: in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo. Ora, a volte nelle chiese si parla poco del diavolo, come se fosse qualcosa da trascurare, da ignorare, da non considerare. Alcuni fanno anche fatica a intendere la figura del diavolo come una figura realmente presente, alcuni gli danno un aspetto più vago, più etereo, così quasi una forza, quasi impersonale. Ma la realtà è che proprio il Signore parla in questo passo del fatto che ci sono persone che possono entrare sotto il laccio del diavolo, cioè anche il diavolo, ahimè, il nemico, sta cercando persone da utilizzare per i suoi scopi. E a volte usa la mancanza di purezza, usa l'immaturità, usa le debolezze, usa i limiti anche dei credenti per tendergli un laccio ed impedire che loro possano essere dei vasi utili da spendere la propria vita a favore del Signore, a favore dell'avanzamento del regno di Dio. E così, mentre Dio vuole usarsi di noi e vuole che noi possiamo essere dei vasi utili nelle sue mani, possiamo rischiare di non essere utilizzati se c'è questa carenza di purezza. Dice che lui non decide il tipo di vaso, siamo noi che decidiamo che tipo di vaso vogliamo essere. E poi lui nel vaso ci mette l'olio puro, ci mette l'olio, l'unzione, ci mette quel equipaggiamento soprannaturale quando trova un vaso disponibile, un vaso puro. E infatti poi, scrivendo proprio a Timoteo, giovane ministro, dice: se uno si purifica sarà utile. L'utilità e l'utilizzo di Dio di risorse come ognuno di noi non dipende da lui, ma dipende dalla nostra purificazione. Dipende dal fatto che noi ci consacriamo, ci appartiamo, ci dedichiamo, dal fatto che noi impegniamo la nostra vita non in maniera naturale, ma connessa con il cielo. Cioè, cerchiamo di intendere qual è la sua volontà giorno dopo giorno in tutto quello che siamo chiamati a fare da parte sua. C'è una santificazione posizionale che noi otteniamo nel momento in cui diciamo sì a Gesù. Siamo santi, appartati per lui. Ma la Bibbia parla anche di una santificazione progressiva, cioè attraverso la nostra collaborazione con lo Spirito Santo noi ci appartiamo, ci dedichiamo e diventiamo vasi d'oro, vasi d'argento, disponibili nelle sue mani, dove Dio può usare per il suo scopo. E così, mentre a volte le chiese ricercano metodi migliori, in fondo Dio sta cercando uomini e donne migliori, uomini e donne migliori, che sono consacrate di più, che sono dedicate di più,
E se noi vogliamo esserlo, dovremmo rispondere a questo appello di renderci puri davanti a Lui. E dice a Paolo: fai una cosa, se tu vuoi essere un vaso utile, purificati da tutto quello che ti può contaminare. E gli dà dei consigli molto chiari, molto precisi. Fuggi le passioni giovanili. Cioè, i giovani sono sottoposti a più passioni, ma questo non vuol dire che chi è meno giovane o diversamente giovane non sia sotto la pressione delle passioni. Di passioni che non sono passioni del cielo, passioni per il regno, ma che sono passioni mondane, passioni della terra. Beh, non possiamo negare che oggi ci sono molte pressioni. Ci sono molte pressioni che vengono da più parti e una di queste pressioni vengono proprio attraverso i canali social, internet, computer, telefonini. Oggi, attraverso un semplice telefonino, una persona può entrare nel mondo di internet e avere a disposizione nelle proprie mani tutto quello che vuole. Può scegliere di edificarsi con messaggi di incoraggiamento che possono spingere a dedicarsi al Signore, ma anche possono trovare lì sesso facile, possono trovare contaminazione, possono trovare violenza, possono trovare istigazione. Oggi anche i nostri figli che hanno in mano un telefonino possono perdere quella loro innocenza proprio a causa di immagini che possono deturpare la loro mente, i loro pensieri, il loro sguardo, il loro cuore. E noi dovremmo vegliare un po' di più su cosa i nostri giovani hanno nelle loro mani, a cosa si dedicano quando stanno con il telefonino in mano, perché non possiamo rischiare che altri debbano educare al nostro posto. Noi dobbiamo educare i nostri figli e dobbiamo fare una cernita tra quello che deve scorrere nei loro pensieri, nella loro immaginazione, nella loro anima, nella loro scelta quotidiana di valori e principi. Beh, grazie a Dio ci sono anche molti giovani dedicati e consacrati. Oggi ci sono, per esempio, dei bei movimenti di giovani che dicono: noi ci vogliamo mantenere puri fino al matrimonio. E beh, sembra un po' anacronistico, sembra un po' fuori dal mondo, ma i ragazzi che comprendono che anche la purezza sessuale è una parte importante e che va riservata nel matrimonio, fanno queste scelte in maniera coraggiosa anche davanti al mondo, davanti a giovani amici, compagni, perché vogliono camminare con quella purezza nel loro cuore e con il timore di Dio. E io incoraggio le persone ad essere ed avere un atteggiamento più radicale. Può sembrare fanatico, a volte può sembrare appunto fuori dal mondo, ma il Signore ancora oggi chiede, spinge, esige una purezza, una consacrazione. Per questo noi dobbiamo spingere quelli intorno a noi e influenzare soprattutto la nostra famiglia a una maggior dedizione, una maggiore consacrazione, perché se risplendiamo della luce di Cristo, allora possiamo risplendere in mezzo a un mondo che sta camminando sempre di più nelle tenebre. E poi dice l'Apostolo Paolo, sottolineando: fallo con quelli che con cuore puro, con quelli intorno a te, che con cuore puro invocano il Signore. Questo è un elemento fondamentale anche per la consacrazione, cioè essere attorniati di amici, confrontarsi, relazionare, incoraggiarsi. La Bibbia dice guai al solo, cioè se uno non parla con nessuno e si isola in un mondo virtuale non reale, in un mondo dove non ha contatti, non ha confronto, non ha amicizie, non ha relazioni, non ha un tempo in cui può incoraggiarsi con altri nelle vie del Signore, si ritroverà sempre più isolato. Un incoraggiamento voglio dartelo. Investi nelle relazioni. Abbi amici nel Signore, non ti isolare mai, anche se hai momenti di scoraggiamento, momenti in cui ti vengono dei pensieri folli, ti vengono delle tentazioni. Confidati, abbi degli amici con i quali tu ti puoi incoraggiare, perché sicuramente in quella direzione stai mettendo una protezione intorno alla tua vita. Ora voglio
aggiungere qualcosa, quindi qual è la strada e la via per cominciare un cammino realmente di purezza e di purificazione? Un cammino di purezza si instrada e cammina attraverso l'umiltà. L'umiltà è sicuramente la strada attraverso la quale noi ci sottomettiamo a Dio, alla sua parola, alla sua volontà e diciamo e diamo spazio allo Spirito Santo: caro Spirito Santo, io ho bisogno di te, ho bisogno di essere istradato da te, ho bisogno di dipendere da te. E ci rimettiamo in connessione con quello che dicevamo prima: i puri di cuore vedono. La nostra connessione con lo Spirito Santo, con il Padre, con Gesù, la nostra connessione con il cielo ci aiuta a non diventare mai indipendenti, a non diventare autonomi, ma a saper dipendere dal cielo. Cosa farebbe Gesù in questa situazione? Spirito Santo, cosa devo fare in questa condizione? E questo è l'atteggiamento di umiltà che dobbiamo mantenere nella nostra vita. Ora voglio subito dire che essere umile ed umiliarsi non sono la stessa cosa. Un tempo nelle nostre chiese c'era un concetto di umiltà che era più un umiliarsi, cioè un disprezzare se stessi. E così molti continuamente ripetevano a se stessi: perché siamo peccatori, siamo fango, siamo vermi, non siamo nulla, siamo inutili. No, questa non è essere umili, non è avere umiltà. Umiltà non è disprezzare se stessi, umiltà è dire quello che Dio dice di noi. Noi siamo la pupilla dei suoi occhi, noi siamo l'oggetto del suo amore, noi siamo preziosi agli occhi suoi. Questa è umiltà. Umiltà è semplicemente sottomettersi al Padre, alla parola e lasciarsi insegnare e guidare dalla parola senza resistenza, abbandonarsi, arrendersi alla parola di Dio. Questa è umiltà. Matteo 11 al verso 29. Gesù non ha mai detto: imparate a predicare come io predico. Non ha mai detto imparate a fare i miracoli che io faccio, ma ha detto prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Gesù ci ha chiesto di imparare l'umiltà da lui e ha detto l'umiltà è un'umiltà di cuore, è un atteggiamento del cuore. Cioè, noi possiamo decidere chi deve essere la nostra fonte di informazione e di ispirazione. Chi è il nostro modello al quale ci ispiriamo? Da chi stiamo imparando nella vita? Chi è il modello che ci dà direzione? Beh, io credo che dobbiamo avere il modello più alto che possiamo, il modello di Gesù. Gesù è stato il modello più alto di leader e se noi vogliamo essere vicini a Dio, allora noi dobbiamo imparare da Gesù. E dice che questo produce subito un risultato nel nostro io, nel nostro cuore, nella nostra vita. Voi troverete riposo. Sapete che tante persone oggi stanno cercando in tanti posti, in tante direzioni, un riposo dell'anima. Stanno cercando una pace interiore. C'è chi la cerca attraverso i piaceri, i beni, i viaggi, ma sapete, tutte queste cose sono al di fuori dell'uomo. Ma la vera pace viene dal di dentro, non viene dal di fuori. La pace dell'anima la può trovare solo una persona che trova Gesù. Chi trova Gesù trova pace, trova riposo. Il vero riposo dell'anima viene quando noi sottomettiamo i nostri pensieri, sottomettiamo il nostro io e impariamo a dipendere dal Signore Gesù, impariamo dalla sua umiltà e impariamo a dipendere dal cielo. L'orgoglioso non consulta mai Dio, l'umile consulta sempre Dio. Gesù diceva appunto questo: io non faccio nulla da me stesso, ma dipendo del continuo dal Padre. E questa deve essere la nostra ambizione più grande, di coinvolgere nelle nostre giornate, nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni a 360 gradi, di consultare Dio, imparare ad ascoltare la sua voce, imparare a riconoscere la sua voce, imparare a ricevere la sua guida, imparare ad essere umili. Giacomo
capitolo 4 al verso 6, ci ricorda un'affermazione che è riportata anche nei Proverbi. Giacomo dice: ma egli dà una grazia maggiore. Perciò dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli uomini, agli umili. Cioè, Dio si oppone, offre resistenza a chi è superbo, ma offre la sua grazia a chi è umile. Quando agisco io, perché io, sto agendo nella superbia, nell'arroganza, nell'orgoglio. E quando noi attingiamo alla nostra esperienza, alla nostra conoscenza e non cerchiamo di attingere al consiglio del cielo, ecco che viene fuori l'arroganza, l'orgoglio, e Dio non può rispondere al superbo, all'orgoglioso. Ma quando invece io cerco la sua guida e cerco di afferrarla, cerco di dipendere da lui e non decido tutto io, ecco che stiamo sottomettendo quell'io e stiamo permettendo a Dio di dare direzione alla nostra vita. Ricordate la caduta di Pietro, che finì per rinnegare e di appellarsi al suo orgoglio: Signore, quanto anche tutti gli altri ti abbandonasse, io no. Quell'io non gli ha permesso di attingere alla grazia di Dio, non gli ha permesso di dipendere dal consiglio che gli stava dando Gesù, e questo l'ha portato alla caduta. Guardiamo invece il nostro modello, il Signore Gesù. In Filippesi capitolo 2, al verso 7 e 8, ci riporta la scrittura una grande verità. E parlando di Gesù dice: annichilì se stesso, cioè svuotò se stesso. Ha reso nulla la sua vita prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Dice la scrittura che lui si è svuotato, e questo è il punto. Noi nel corso della nostra vita ci riempiamo di tante cose, ci riempiamo di convinzioni, ci riempiamo di delusioni, ci riempiamo di amarezze, ci riempiamo di esperienza, ci riempiamo di conoscenza, e possiamo rischiare di attingere sempre al di dentro di noi per tutto quello che facciamo e tutte le decisioni che prendiamo, le relazioni, tutto quello che gira intorno a noi. Gesù invece non si è presentato come un extraterrestre già formato, no, dice la scrittura, si è disciplinato, si è abbassato, si ubbidì. Lui ha dato una direzione alla sua vita. Non è nato umile, è diventato umile. Come? Attraverso la disciplina, attraverso la scelta, attraverso la dipendenza dal cielo. Ora anche noi dobbiamo fare questo tipo di scelta in cui ci dobbiamo svuotare a volte di culture, esperienze, conoscenze, convinzioni, posizioni, perché io, e le difendiamo a tutti i costi, ma dobbiamo mettere in discussione a volte posizioni, pensieri, decisioni ed essere pronti a ritornare alla fonte del cielo e dire: Signore, cosa devo fare in questo? Voglio avviarmi verso la conclusione citando solo altre due scritture, e in particolare una scrittura che riguarda un episodio in cui Mosè fece una scelta errata nella sua vita, che attraverso l'orgoglio ha fatto manifestare un'area del suo carattere che non gli ha permesso di vedere la benedizione. Numeri capitolo 12, al verso 3. Or Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Questa scrittura ci riporta che Mosè era un uomo mansueto, cioè uno che aveva iniziato il suo percorso con il Signore, essendo umile e mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra, cioè parlava con Dio. Possiamo pensare che stava nell'Antico Testamento. Gesù non era morto, non aveva l'ispirazione continua dello Spirito Santo, era un uomo mansueto ma affallito di orgoglio. Vi ricordo brevemente un episodio, l'episodio attraverso il quale lui ha fallito a causa del suo orgoglio. In un'occasione c'era bisogno di trovare l'acqua per il popolo, lui interpellò Dio e Dio gli disse: percuoti la roccia. E percuotendo la roccia ne uscì acqua. Quella roccia era Cristo Gesù,
parlava di Cristo e quelle percosse parlavano della crocifissione di Cristo. Cristo doveva essere percosso una volta, morire, ma poi resuscitare. Non doveva essere percosso nuovamente. In un altro episodio più in là, di nuovo, lui, il popolo gli chiedevano l'acqua. In quell'occasione ha interpellato Dio e Dio gli ha detto non percuoti la roccia, ma parla alla roccia. Noi dobbiamo imparare a parlare, ad usare l'autorità nel nome di Gesù. E in quell'occasione lui si è rifatto a un'esperienza precedente, non ha parlato alla roccia, ma ha percosso nuovamente la roccia. Non doveva percuotere la roccia, doveva parlare. A causa di quella sua disubbidienza motivata da una provocazione, dalla pressione del popolo, e a volte sotto la pressione noi attingiamo in maniera istintiva, secondo l'anima, secondo la nostra intuizione, secondo i nostri ragionamenti, e non andiamo ad ascoltare Dio, attingiamo a un'esperienza passata. Quella esperienza di Mosè lo ha portato a inorgoglirsi e quella mancanza di ascolto attento della voce di Dio non gli ha permesso di entrare nella terra promessa. Ascoltami, a volte noi, perché non ascoltiamo attentamente la voce di Dio, possiamo rischiare di non entrare in quei territori che Dio ha stabilito per noi. E Mosè non è entrato nella terra promessa. Un altro leader, Giosuè, ha portato il popolo nella terra promessa. Perché? A causa di quella disubbidienza, a causa di quell'orgoglio, a causa del fatto che non ha ascoltato la voce di Dio attentamente. Potete pensare l'uomo più usato da Dio per tirare fuori il popolo dall'Egitto, per dare le tavole della legge, lui ha portato il modello del tabernacolo, ha formato di una cozzaglia di persone un popolo con un'identità, parlava con Dio faccia a faccia, ma in quell'occasione, a causa del suo orgoglio, mancanza di umiltà, mancanza di dipendenza dal cielo, ha perso l'occasione e l'opportunità di entrare in quel territorio, nella terra promessa. Voglio concludere leggendo Romani capitolo 8 al verso 29. Perché anche noi abbiamo un destino, anche noi abbiamo un territorio nel quale dobbiamo entrare. E il territorio più grande nel quale dobbiamo entrare è il nostro carattere, cioè dobbiamo lavorare sul nostro carattere, perché se lavoriamo sul nostro carattere noi possiamo entrare in tutti quei territori che Dio ci ha promesso, in tutte quelle benedizioni, quelle promesse che Dio ci ha fatto. Romani capitolo 8 al verso 29. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati, c'è un destino per noi, ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. C'è un destino per noi, e il destino più grande, il proposito più grande che Dio ha per la nostra vita, non è tanto di fare cose quanto di essere come Gesù, avere il suo carattere, avere la somiglianza di Gesù, affinché lui sia il nostro modello. Allora, per concludere, quello che voglio lasciare come messaggio profondo alla vita di ognuno di noi: impariamo a dipendere di più dal cielo, impariamo ad ascoltare di più della voce di Dio, impariamo a coinvolgerlo di più nelle decisioni, nei progetti, nei propositi, nei sogni, nelle mete, in tutto quello che ci circonda, dal lato familiare al lato spirituale, dal lato economico al lato relazionale, in ogni cosa impariamo a interpellare di più. Io non faccio nulla da me stesso, questo diceva Gesù, e noi dobbiamo imparare ad essere umili e mansueti come lui. Se lui ci ha chiesto e ci ha così fatto un appello, imparate ad essere umili e mansueti come me. Questo è l'appello al quale noi dobbiamo rispondere, perché quando noi dipendiamo dal cielo riposiamo. Quando facciamo da soli, invece, viviamo nell'ansia, nell'inquietudine, nell'insicurezza, nell'indecisione. È per questo che noi dobbiamo avere un carattere non di facciata, ma un carattere profondo di arresa a Lui. Quello che voglio dire a noi è che se vogliamo essere dei vasi utili al servizio del Signore, utili per Lui, dobbiamo imparare ad essere vasi d'oro, cioè
che mettono in risalto la natura regale, la natura divina, che mettono in risalto quell'argento, la natura redentiva di Cristo, e non essere vasi di legno o di terra, perché nei vasi di legno e di terra non ci si mette cose di grande importanza, ma nei vasi d'oro e d'argento ci si mette qualcosa di grande valore. Dio vuole mettere nella vita di ognuno di noi cose di gran valore, ma la differenza la facciamo noi, le scelte che facciamo, se ci purifichiamo, se ci consacriamo, se ci dedichiamo, se fuggiamo le passioni, se diciamo no al peccato e sì alla santità, sì alla consacrazione, perché questo è il desiderio che Dio ha per la vita di ognuno di noi. Allora io ho concluso con la mia meditazione e così semplicemente voglio prendere qualche minuto per poter mettere un sigillo su questa parola attraverso una preghiera. Se posso andare avanti, Pastore Cataldo, voglio fare una preghiera d'accordo, nella quale vogliamo chiedere realmente al Signore di darci occhi aperti nel mondo dello Spirito. O Signore Gesù, noi ti vogliamo ringraziare. Tu sei il modello più grande che noi abbiamo. Noi vogliamo guardare te attraverso la Scrittura, attraverso il tuo insegnamento, attraverso tutto quello che ci hai trasmesso, e noi vogliamo avere te come modello da imitare. Come tu facevi, come tu operavi, cosa tu dicevi, come tu agivi. Noi vogliamo imparare a riposare nella tua parola, imparare a riposare, Signore, nel tuo insegnamento e ammaestramento. Sovviene alle nostre debolezze, Spirito Santo, tu ci vuoi fortificare, tu ci vuoi dirigere, tu vuoi darci guida, ci vuoi dare sostegno, e io ti voglio pregare che in mezzo al tuo popolo ci sia sempre di più una chiarezza su quella che è il tuo desiderio di santità, il tuo desiderio di consacrazione, perché in questo tempo in cui il mondo, il messaggio della quotidianità vuole cercare sempre di più di scalfire e di compromettere la nostra vita come credenti, noi vogliamo risplendere sempre di più come luce in mezzo alle tenebre. E per questo ti chiedo, Spirito Santo, di sostenere tutti coloro che sono deboli, tutti coloro che sono caduti, tutti coloro, Signore, che hanno difficoltà a vincere il vizio, il peccato, le passioni che non permettono la consacrazione. Ti chiedo di potergli dare ispirazione, di poter sovvenire alle debolezze, di mettere accanto sostegno, persone, amici, fratelli, ministri che possono sostenere con la parola lo stanco, che possono sostenere con l'incoraggiamento, perché ciascuno può riportare vittoria. Io dichiaro e decreto ancora questa sera che ogni credente possa riportare vittoria sul peccato, perché il Signore ce l'ha detto che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E per questo voglio benedire la vita di chiunque ascolterà ancora la parola in tutto questo seguito, in tutta questa serata, affinché ciascuno possa dipendere sempre di più dal cielo ed essere meno indipendente. Più di te e meno di noi, Signore. Noi vogliamo imparare a diminuire affinché tu possa sempre crescere nella nostra vita e affinché noi possiamo essere degli ambasciatori, possiamo essere il tuo cartellone pubblicitario, Signore, affinché attraverso la nostra vita possa ciascuno intorno a noi riconoscere la tua luce, l'opera tua, e ciascuno possa essere attirato a te. Per questo ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo avuto di condividere la parola, e noi la vogliamo sigillare con la tua unzione, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen e amen. 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 Bene, grazie Pastore. Dio ti benedica. Alla prossima, Dio piacendo, va bene? Grazie, grazie a voi, buon prosieguo, buona serata. Dio pace ti benedica, pace. Ed ora abbiamo il fratello Brancaccio, Giovanni, scrittore, che ci raggiunge dal... Da dove ci raggiungi tu? Da? Brasile, nord-est del Brasile. Dal Brasile, va bene. Ebbene... Vai avanti tranquillo e dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore. 30, poco più, poco meno. Meno mai tu. Perché... Amen. Non so, la connessione ha cominciato a ballare.
Vai avanti tranquillo. Amen. Gloria a Dio. Ringrazio il Signore per questa opportunità che mi ha dato e non so se riuscite a seguire. Improvvisamente è andato via tutto. Alleluia. Eccomi. Gloria a Dio. Io continuo, vado avanti. Dicevo, ringrazio il Signore per questo messaggio che abbiamo appena ascoltato. E sono giorni che il Signore ci sta parlando in una maniera molto intima, particolare. Tant'è, ricordo in questo fine settimana, da venerdì, sabato, ieri, il Signore attraverso la sua parola, attraverso i suoi servi come il pastore Cataldo, il pastore Marocco, Walter Biancalana, anche il caro fratello pastore Gabriele Crociani, il Signore ci ha parlato di cura, di miracoli. Costantemente abbiamo passato un fine settimana in questo ambito ed è molto importante questo, quindi sottolineare, soffermarci su questo un attimino. Credo che noi come figli di Dio abbiamo creduto, quasi tutti noi abbiamo creduto grazie ad un miracolo, ad una guarigione fisica. E, tant'è vero, Gesù, come disse Giovanni, fece un'infinità di miracoli proprio per farci conoscere. E lui lo ribadì proprio questa importanza prima della risurrezione di Lazzaro, quando disse Gesù in Giovanni 11,4, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Cioè, in altre parole, il Signore ci sta dicendo che tutto ciò che accade nel mondo materiale, come anche una cura fisica, ha un profondo significato spirituale. E quindi io ho messo un titolo a questa meditazione: la memoria accompagna la fede e la salvezza. Parleremo di memoria, di fede, di salvezza. Quindi la nostra fede è venuta anche da un fatto metafisico, come potrebbe. E sabato io avevo preparato un messaggio che riguardava lo stesso, aveva delle attinenze con la cura, con dei miracoli. Tant'è vero, lo Spirito Santo ci ha parlato della prima missione che fu affidata ai discepoli, agli apostoli, subito dopo la loro conversione. Furono inviati dal Maestro quasi in maniera inspiegabile, perché Gesù era con loro. Era opportuno che il Signore li insegnasse sempre qualcosa, ma il Signore li inviò in questa missione e il risultato di questa missione fu incredibile, al punto che il Signore si espresse così al loro ritorno. Ecco, in Luca 10, 19, 20 è scritto: ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Gloria a Dio. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gloria a Dio. Gesù stava sottolineando ai suoi che il miracolo è lo strumento per credere, per aprire il cuore a Cristo e per ottenere salvezza eterna. Quindi il vero miracolo di cui abbiamo bisogno è proprio questo. Ma dopo un tempo, non sappiamo quanto, 1 o 2 anni, passò del tempo, gli stessi discepoli non riuscirono a curare il giovane epilettico. Ricordiamo la storia che il padre portò questo giovane da Gesù, dicendo: i tuoi discepoli non hanno saputo curarlo. E Gesù li rimproverò per la loro mancanza di fede. Leggiamo questo passaggio. Dice così la parola del Signore, direttamente 17:20 di Matteo. Gesù rispose appunto ai discepoli che gli chiesero: Maestro, ma perché non siamo riusciti a curarlo? La volta precedente sì, adesso no. E Gesù gli risponde: per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: spostati qua e vai di là. Ed esso si sposterà e niente vi gloria a Dio. Il maestro non faceva nulla per caso, quindi quella missione fu un espediente per insegnare, anche per rimproverarli, perché i discepoli dopo un po' di tempo evidentemente in questa circostanza
non poterono operare il miracolo. Perché? Perché erano un pochettino, si erano già inorgogliti, tant'è vero che Gesù sottolineò: non sapete che bisogna pregare, non sapete che bisogna digiunare. Esattamente quello che diceva il pastore poc'anzi, consacrazione. In altre parole, Gesù gli stava dicendo: voi senza di me non potete fare nulla. Ed è proprio così. Chi può pensare di arrivare a fare dei miracoli senza avere quella purezza di animo, come è stato detto, senza essere un vaso d'oro? Gloria a Dio per questo, come stiamo collaborando, lo Spirito Santo, stiamo collaborando in questo messaggio straordinario. In altre parole, Gesù stava dicendo anche che l'umiltà precede la gloria, ed è stato ampiamente detto prima di me tutto questo. Quindi, a riprova di questo, che i discepoli, gli apostoli, si erano già inorgogliti dopo un po' di tempo, credevano di essere arrivati già in cielo, di essere dei super credenti, la ritroviamo in molti passaggi biblici dove il maestro li riprese, proprio perché loro avevano questa attitudine di dire, di bisticciare tra di loro su chi fosse o chi sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Pensate, questo avvenne anche durante l'ultima cena, come scritto in Luca il capitolo 22. Dopo la cena, dopo che il maestro gli lavò i piedi, li servì a tavola, subito dopo appunto questo momento glorioso di umiltà nel cui il Signore insegnava ai discepoli tutto questo, c'è scritto nel capitolo 22 di Luca, appunto nel versetto 24, che subito dopo appunto la cena e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Quindi spesso i discepoli, dobbiamo dire, non solo in questa circostanza, dimenticavano, ecco, la memoria, gli insegnamenti ricevuti, gli insegnamenti di umiltà, no? E che il Signore stava impartendoli perché sapeva che li avrebbe lasciati e quindi li stava preparando per la loro missione nella vita, così come la nostra. E quindi quando lui sarebbe andato via, cosa sarebbe a loro accaduto? E loro comunque avevano questa attitudine a dimenticare proprio l'opera di Dio. C'è un momento che io, quando l'ho ricordato questo, ecco, parlando di memoria, mi ha toccato profondamente. Se noi pensiamo a un miracolo così clamoroso come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, noi sappiamo che ce ne furono due. Bene, sappiamo che nella prima, così come nella seconda, il maestro moltiplicò pani e pesci per una moltitudine che si sarebbe aggirata intorno ai 15.000 persone. Quindi un numero impressionante. Come si può dimenticare una moltiplicazione dei pani e dei pesci? Bene, i discepoli lo dimenticarono, perché la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, i discepoli praticamente esortano il maestro dicendo le stesse cose della prima, dicendo appunto, lo leggiamo in Matteo 15:33, e i suoi discepoli dissero: dove potremo procurarci in un luogo deserto abbastanza pane per sfamare una folla così grande? Mi verrebbe da dire: come si fa a dimenticare la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci? Quindi questa attitudine a dimenticare è stata tipica degli apostoli, dei discepoli, e io credo che sia anche la nostra, perché molto spesso dimentichiamo l'opera che il Signore ha fatto nella nostra vita, i miracoli, come abbiamo detto all'inizio. Probabilmente il Signore ci ha curato da qualche malattia, personalmente il Signore mi ha curato da un'epatite B, da un cancro ai polmoni, ho tutti gli esami con me. E quando alle volte mi viene questo momento di incredulità, come gli apostoli, ecco che la memoria mi riporta, mi riconduce, no? E mi fa ricordare che io ho una missione da compiere, e la mia missione è quella di servire il Signore, cioè, che ha dato tutto per me, la mia salvezza è costata il suo sangue sulla croce. Bene, oltre questa predica, oltre tutte queste meditazioni, io dicevo al Signore, ho pregato il Signore questo fine settimana, dicevo: Signore, ma c'è qualcos'altro che stai portandoci a conoscenza? Perché sì, è vero, la cura fisica è importante, ma deve sempre avere un fondamento spirituale. Ebbene, io sono sicuro, fratelli, sorelle, che il Signore e lo Spirito Santo sia preoccupato con noi. Per questo ci ha ricordato le cose passate. Io credo che sia molto preoccupato e ci stia
preparando da un certo punto di vista per qualcosa che sta per succedere. Non voglio profetizzare nulla, ma lo sento forte nel cuore e lo Spirito Santo poi lo farà sentire nel nostro cuore e andremo nella parola che ci ricorderà questo. Magari qualcosa che è già successo nel passato e che il Signore appunto già curato, ha già fatto la sua opera in noi. Così la mente, immediatamente, mentre riflettevo su questo, è come ieri ascoltavo appunto il pastore Petrone parlare di cura, è volata la mia mente al 2020. Come dimenticare di quel pandemonio che è successo nel 2020, proprio legato a malattia e a tutto quello che ne è venuto. Bene, io nell'agosto del 2020 ero in Brasile, ma sapevo mia madre di 80, più di 80 anni, 82 anni, da sola, perché a causa di queste restrizioni mia madre era in Italia e viveva da sola, al primo piano. Era una situazione terribile, era al limite proprio mia madre. Alla prima opportunità che noi avemmo, io, mia moglie e mio figlio, prendemmo un aereo e siamo corsi in Italia per prendere mia madre e portarla qui. Voglio ricordare che in quel periodo il Brasile, nelle televisioni italiane, il Brasile passava come il luogo dove c'erano più morti di tutto il mondo, ma non era affatto vero. Nel nostro paese non si era ammalato nessuno e siamo più di 30.000 persone. Vuole dire c'è stato i media ci hanno marciato sopra, ma quando sono venuto in Italia ho dovuto informare tutte le autorità nazionali e la AS locale della Puglia che eravamo brasiliani ed eravamo diretti in questa abitazione dove avevamo 15 giorni di quarantena da fare e il nostro biglietto era appena di 40 giorni. Cosa successe? Bene, dopo alcuni giorni mio figlio, improvvisamente un bambino appunto di 10 anni, non camminava più, non si alzava più, non riuscì più ad alzarsi dal letto, aveva perso completamente la sensibilità a entrambe le gambe. Noi lo abbiamo appunto anche con degli spigli, ma lui nulla, aveva una sorta di paresi dal bacino in giù, non era caduto, non gli era successo nulla di traumatico. E anche se non erano passati 15 giorni, abbiamo chiamato in ospedale. Quando hanno saputo che eravamo brasiliani, è successo di tutto, fratelli e sorelle. Hanno bloccato le strade, non ci hanno fatto uscire finché non sono arrivati sopra con degli scafandri proprio, sembravano dei palombari. Ci hanno presi e noi eravamo in pantaloncini e magliette. È stata un'esperienza da film che stavamo vivendo. Quindi è successo tutto questo in una maniera incredibile. Siamo andati in ospedale, nel policlinico di Bari, dove mio figlio è stato tutta la giornata lì. I neurologi l'hanno visitato sempre con le pinze, non potete immaginare, e ci hanno detto, guarda, c'è un problema neurologico, il cervello non sta inviando segnali elettrici alle gambe, e ci può essere un tumore, ci può essere una malattia degenerativa, non sappiamo, dobbiamo investigare, ma qui non c'è posto, e in un ospedale, praticamente loro non ci volevano aiutare. Capite, noi avevamo il biglietto che dovevamo tornare in Brasile, tutte quelle vicissitudini, cominciai a pregare io e mia moglie, cominciamo a pregare, a piangere davanti al Signore, il nostro figlio anche. Successe che nel tardo pomeriggio, poco prima che la dottoressa, la neurologa, andasse via, lei stessa venne da noi e disse «Voglio visitare un'ultima volta vostro figlio». Lei prese, lo portò con la sedia a rotelle e il mio figlio immediatamente cominciò a rispondere a tutte queste, come dire, fu stimolato agli stimoli con gli aghi, si alzò in piedi, cominciò a camminare e la dottoressa è rimasta senza parole. Noi abbiamo visto ancora la gloria di Dio e io voglio ricordare questo per tutte le volte, tutto ciò che sta per raggiungerci, perché fratelli e sorelle, quello che è successo nel 2020 è stato un tornado, un ciclone che ha preso tutto il mondo. Ma voi sapete che quando un ciclone è grande, è esteso, dopo che arriva c'è un momento di tregua, un momento di quella pace apparente. Ma perché? Perché ci troviamo all'interno del ciclone, non perché nell'occhio del ciclone, non perché il ciclone sia passato. E io credo che noi siamo proprio alla stregua di questo tempo. Quindi sta per raggiungerci qualcosa di più grande
e dobbiamo porre molta attenzione, quindi fortificarci nella memoria, non fare come i discepoli, dimenticare e inorgoglirci, credere che noi siamo arrivati da qualche parte. Noi senza il Signore non possiamo fare nulla, dobbiamo essere umili, come ha detto il pastore La Torre che mi ha preceduto, gloria a Dio, e dobbiamo anche saper discernere questo tempo. Ricordo che gli apostoli, i sadducei, i farisei non seppero discernere il tempo e la visitazione del Maestro. Ecco perché nel capitolo 16 di Matteo Gesù li rimprovera, gli dice appunto: quando si fa sera voi dite farà bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi farà tempesta perché il cielo tutto cupo rosseggia. Ipocriti, ben sapete dunque distinguere l'aspetto del cielo, ma non riuscite a discernere i segni di tempi? Bene, fratelli e sorelle, a corroborare quello che sto dicendo. Non so se qualcuno ha seguito la settimana scorsa ciò che sta succedendo in Israele, in Oriente Medio. E il discorso di io ho seguito tutte le parole centellinate da Netanyahu, il primo ministro israelense, come dicono qua in Brasile, che all'ONU ha dato un messaggio durissimo, 40 minuti che è stato durissimo, la platea, tutti quanti se ne sono andati dell'ONU, i rappresentanti dei vari paesi, per protesta contro Israele. Ma io voglio ricordare solo una frase tremenda che Netanyahu ha detto e che ci deve, come dire, una frase profetica, biblica. Dice, ha detto così: lo Stato ebraico non si fermerà fino a quando non avrà raggiunto una vittoria finale. Fratelli e sorelle, questo è parola di Dio che si sta compiendo davanti ai nostri occhi. È opportuno ricordare che in poco più di 70 anni Israele è riuscita a costituire un arsenale nucleare unico al mondo, e questo è contemplato proprio nella parola di Dio. In Zaccaria, nel capitolo 14, versetto 12, leggiamo questo: questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Egli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi, i loro occhi si consumeranno nelle loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Fratelli e sorelle, qui si parla di un'esplosione nucleare, di armi termonucleari, e Israele 70 anni fa non esisteva quasi lo Stato, 75 anni fa non esisteva lo Stato di Israele. Non voglio entrare in giudizio in questo che sta succedendo, quello che succederà, non spetta a noi, ma sappiamo che ormai è prossima una guerra mondiale che porterà appunto all'innalzamento dell'anticristo, succederanno degli avvenimenti, e il Signore ci sta preparando dicendoci: ricordatevi il passato, ciò che è successo, io vi ho curato, io vi ho salvato, abbiate fede in me, fate cerchio, unitevi, come ha detto poco fa il pastore, fratelli e sorelle, perché questa tribolazione che arriverà, che circonderà proprio Israele, come scritto in Luca 21:20. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti e sta avvenendo, sappiate che allora la sua desolazione è vicina. Quindi questa tribolazione, questa desolazione che avverrà in Terra Santa, prenderà tutto il mondo, e quindi prenderà anche la nostra vita. Non sarà solo per Israele la tribolazione, lo sappiamo. Per questo il Signore ci sta preparando, ricordandoci questi messaggi, tutto ciò che è stato Lui per noi, quanti miracoli il Signore ha fatto. Non abbiamo paura, ma anzi esercitiamo la fede e compiamo le opere di prima, perché sicuramente all'inizio, quando noi aprivamo la bocca alla nostra conversione, vedevamo come i bambini, come i giovani fanciulli succedere miracoli. Il Signore non è cambiato, fratelli e sorelle, dobbiamo ritornare a quell'umiltà. Amen, gloria a Dio. E dobbiamo appoggiarci seriamente sul Signore, come dice in Matteo 7, 24 e 25. Perciò chiunque ascolta queste parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, vedete fratelli, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia che è Cristo Gesù. Gloria a Dio. Solo per avere un'idea del passato di Israele: Israele fu dominato dai babilonesi, dai medi, dai persiani, dall'impero di Alessandro Magno, dai romani appunto,
dall'impero arabo-musulmano, dai mamalucchi, dagli ottomani, dall'impero comunista russo, dal nazismo di Hitler. Nonostante tutto, questi popoli, questi imperi sono scomparsi, Israele è ancora lì. Queste sono le promesse di Dio che fece ad Abramo, ripetute nel capitolo 12 e 17, e sono le stesse promesse che valgono per noi. Gloria sia data al Signore. Voglio leggere per chiudere quasi le profezie che riguardano proprio Israele e il nostro tempo, perché ovviamente riguardano il nostro tempo le profezie che riguardano questo straordinario popolo. In Osea capitolo 3, 4, 5 è scritto: poiché i figli di Israele staranno per molti giorni senza re, senza capo, senza sacrificio e senza colonna sacra, senza efod e senza idoli domestici. Poi, vedete, i figli di Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, e Davide, il loro re, e si volgeranno tremanti all'Eterno e alla sua bontà negli ultimi giorni. Ed è quello che sta avvenendo. La popolazione ebraica aumenta di giorno in giorno, famiglie di tutto il mondo disperse di origine ebraica stanno tornando a casa. Amen. Gloria sia data al nome del Signore. E desidero leggere un altro messaggio bellissimo che è scritto appunto in Isaia, che ho messo all'ultimo momento, perdonatemi alla regia. Nel capitolo 11, versetto 11 e 12, dice così: guardate come è dettagliata la parola di Dio 740 anni prima di Cristo. In quel giorno avverrà che il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per riscattare il residuo del popolo su prestite. E dice poi nell'ultimo versetto, nel versetto 12, egli alzerà il vessillo per le nazioni, raccoglierà gli espulsi di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Fratelli e sorelle, dopo l'esperienza del Mar Rosso, che il Signore liberò la prima volta Israele, ne successe sarebbe stato profetizzato, fu profetizzato che ce ne sarebbe stato un'altra. Ed è questa che riguarda proprio Israele che sta ritornando in Terra Santa, che Israele avrebbe riavuto la terra promessa, avrebbe ricostruito il Tempio, e noi stiamo vivendo questo tempo. E un'ultima profezia prima di chiudere, che riguarda sempre Israele, molto molto bella. Guardate com'è importante, dice così la parola del Signore, Geremia 16, 14, 15. Perdonatemi se sto correndo, adesso mi fermo un attimo, è la foga per la questione sempre del tempo, si vogliono dire tante cose, si vuole gridare sopra i tetti la verità. Gloria a Dio, leggiamo questi straordinari versetti. Perciò ecco, vengono i giorni, dice l'Eterno, nei quali non si dirà più per l'Eterno vivente che ha fatto uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Quindi quello sarà un mero ricordo, come il passaggio sul Mar Rosso, un mero ricordo, una cosa così importante. Sì, perché c'è qualcosa di più grande. Ma per l'Eterno vivente che ha fatto uscire i figli di Israele dal paese del nord e da tutti i paesi dove li aveva dispersi. Io li ricondurrò nel loro paese che avevo dato ai loro padri. Guardate com'è perfetta, chiara la parola del Signore. E si riferisce tutto questo, l'importanza di questo momento, si riferisce proprio al fatto che Gesù sta tornando. E prima di questo avvenimento sappiamo che ci saranno i testimoni e Israele, che tutti oggi stanno odiando. E purtroppo anche in mezzo a noi ci sono fratelli e sorelle che stanno criticando Israele. Non dobbiamo criticare e giudicare nessuno, anche perché Israele si convertirà negli ultimi giorni. Seconda Corinzi 3, 15 e 16 dice così la parola dell'Eterno. Anzi, fino ad oggi, quando si legge di Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Gloria sia data al nome del Signore. Gloria, gloria, gloria a Dio. Il Signore riprendeva i discepoli, gli apostoli, e anche noi con amore, perché ci vuole, come dire, che più umili, ci vuole che noi ricordiamo tutte le opere che egli ha fatto e come chiamò nel primo viaggio missionario, chiamò gli apostoli piccoli fanciulli, disse proprio così il Signore: Padre, ti ringrazio che tu hai dato questo dono, questo talento a questi piccoli fanciulli. Fratelli e sorelle, se non torniamo ad essere bambini, a ricevere la parola di Dio come quel latte che ci dà la vita, che ci dà la forza, noi ci inorgoglieremo e non avremo
le capacità, non avremo possibilità di vedere le opere che accompagneranno coloro che hanno creduto. Noi siamo figli di Dio, è stato detto prima, ma noi siamo figli di Dio, noi abbiamo autorità, abbiamo ricevuto autorità da Dio e dobbiamo ritornare ad essere come quei piccoli fanciulli quando abbiamo conosciuto il Signore, affinché il Signore possa operare in noi. E per la grazia di Dio, sottolineo l'ultimo versetto, noi siamo la generazione che vedrà compiersi tutto questo, il ritorno del Signore. Quindi fortifichiamoci in Cristo e nelle sue meravigliose promesse, non dimenticando l'opera meravigliosa fatta salvandoci dalle tenebre. Amen, gloria al Signore. E leggiamo gli ultimi versetti della Bibbia che possono essere di monito sulla promessa più bella, maestosa che vedremo compiere davanti ai nostri occhi. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Stiamo parlando di Apocalisse 1:7, poi leggeremo gli ultimi due versetti. Anche quelli che lo hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. La Bibbia si conclude con questi meravigliosi versetti che vogliamo in coro dire insieme, come si è stato detto, in unità, in amore fraterno, con lo Spirito Santo. Colui che testimone queste cose dice sì, vengo presto, amen. Sì, vieni Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù sia con tutti voi. Amen. Gloria al Signore. Vorrei adesso anche io chiudere questo messaggio con una preghiera, ringraziando il Signore e per le meraviglie che Lui ha compiuto in mezzo a noi, nella nostra vita, singolarmente e come Chiesa, perché siamo la Chiesa del Signore. Signore nostro Padre Celeste, vogliamo ringraziarti, Signore, come, Signore, Tu ci stai incoraggiando, ci stai anche rimproverando, ci stai correggendo e dicendoci dovete essere umili e ricordare che senza di me non potete fare nulla, dovete compiere le opere di prima, ritornare al primo amore, perché sicuramente stanno per arrivare cose difficili da dover affrontare e voi dovete essere pronti, dovete avere le spalle larghe, dovete avere la memoria per tutto ciò che io ho fatto per voi e ciò che sto per fare, per le promesse meravigliose che sono la garanzia, un sigillo sul vostro cuore. Mettetevi sul vostro cuore come un sigillo d'amore e non fatevi spaventare dalle sirene che vogliono che ci arreniamo sugli scogli. Noi abbiamo ricevuto autorità di Dio. Siamo arrivati al punto che anche noi siamo malati, come diceva il pastore Crociani, e non possiamo accettare più questo. Dobbiamo alzare il capo verso il cielo, da dove ci verrà la benedizione. Facciamoci un esame di coscienza. Se ci sono cose in noi che non vanno bene, diciamo al Signore come Davide. Se ci sono anche dei peccati occulti, Signore, mostraceli, perché noi vogliamo essere puri davanti a Te e vogliamo essere luce in questo mondo di tenebre. Signore, Ti ringraziamo per parole di vita, per la libertà concessaci per poter esprimere la Tua parola appunto in libertà e fa che sempre più persone, quest'opera che stiamo compiendo, l'evangelismo, la diffusione dell'Evangelo, la vera, possa raggiungere sempre più anime, Signore. Questo lo sappiamo che succederà solo se Tu ci guiderai, se Tu sei con noi. Altrimenti, Signore, come disse Mosè, noi non andiamo da nessuna parte, ci fermiamo qui. Ma Tu sei con noi, ci stai incoraggiando, stai aprendo porte, situazioni straordinarie, perché Tu sei straordinario. E Tu ci darai la forza, come a Caleb e Giosuè, come è stato detto dal pastore Petrone, che entrarono nella terra promessa e avevano la stessa forza di quando Ti avevano conosciuto. Ti ringraziamo, Ti benediciamo, Ti chiediamo di benedire i fratelli che seguiranno e tutti quelli che ascolteranno la parola che verrà somministrata prima, dopo e durante, sempre, Padre, nel nome di Gesù. Grazie, Signore, per l'emozione che sento nel cuore, perché so che Tu sei qui con noi, ci stai ascoltando, Signore, e il mio cuore palpita, Signore, perché il Tuo Spirito ci testifica che siamo figli di Dio. Ti ringraziamo, Signore, con tutto il cuore. Proteggici dal male, guidaci, Signore, in un cammino di santità. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, il benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie, Giovanni, però ti voglio fare una domanda. Amen. Tu hai detto che stanno ritornando
buona parte da tutte le parti in Israele. È così? Sì, sì. Ci sono dei video, dei video. Questo antisemitismo che è sparso nel mondo in questo tempo è come se ci fosse l'approvazione di Dio per farli tornare, perché così hanno paura di stare lontani e vanno come fa un po' l'aquila quando devono imparare a volare i piccoli, che gli guasta il nido, per così dire, e così imparano a volare. Dio sta guastando il nido dove stanno per andare a fare il nido nella loro terra, e perché si adempiono in questo modo le profezie dette dai profeti, dai portavoci di Dio. Amen. C'è un passaggio molto significativo che dice, vediamo se lo trovo, ecco, è in Geremia, pastore, capitolo 16, versetto 16, è proprio quello che tu stai dicendo. Ecco, io manderò un gran numero di pescatori a pescarli, che sono quelli che stanno pagando anche le spese affinché possano tornare in terra santa, dice l'Eterno. E poi manderò un gran numero di cacciatori che li cacceranno da ogni monte, da ogni collina e dalle fissure delle rocce, proprio perché devono tornare a casa. Allora chiediamo alla regia di mettere questo verso, così lo leggiamo, perché così lo capiamo. Perfetto, è bellissimo. Sì, Geremia, è il versetto 16:16. Geremia 16:16. Va bene, un secondo perché arriva subito. Ecco, io mando un gran numero di pescatori a pescarli, dice il Signore. Inoltre manderò un gran numero di cacciatori a dar loro la caccia sopra ogni monte, sopra ogni collina e nelle fessure delle rocce. Benissimo. Ecco questo. Gloria a Dio. Questo è un vento che viene da parte del Signore per portare il suo popolo nella loro terra. È così. Amen. Lo puoi togliere. Tant'è vero, io per motivi di tempo, io ho letto il versetto 14. No, io non ti voglio dare 16. Più tempo perché ne abbiamo altri. No. Giusto? Che parlava di questo, di che parla di questo, delle persecuzioni e di anche chi sta aiutando Israele a tornare a casa. Va bene. Tutto abbiamo, è profetico. Abbiamo capito, è chiaro questo concetto, perché è impossibile che poi tanto antisemitismo che si produce, che in realtà il popolo di Israele è comunque, che si faccia o si dica quel che si vuole, nel Medio Oriente è il popolo più democratico, che ti permette di poter vivere così, sì. Mentre tutti gli altri intorno sono peggiori. Però fatto sta che il mondo legge il popolo di Israele come terrorista, perché in realtà si sta difendendo, e sì, i terroristi sono gente per bene. Insomma, c'è qualche cosa che non funziona, eh? È un'interpretazione, sì, diabolica, secondo me. Esatto. La verità al contrario. Va bene. Dio ti benedica e grazie. Anche a te, pastore, tutti quanti. Ed ora abbiamo il nostro caro fratello Antonio Lambertini, il pastore. Eccolo qua. Lo vediamo. Mi senti? Mi senti, Antonio? Pace, c'è qualche cosa che non funziona. Vediamo la regia se gli manda il link o c'è qualcosa che... Adesso ci siamo. Mi senti? Sì, pace, pastore, ho avuto qualche problema con la trasmissione. Voi mi vedete? Sì, ti vediamo. Vabbè, prova a parlare, vediamo se funziona bene. Ok, allora sono qui nel locale di culto a Modena. Abbiamo avuto una piccola riunione di preghiera, allora ho approfittato per rimanere
Va bene, pare che ti sentiamo bene. Se mi vedi comparire a fianco c'è qualche problema, va bene? Sì, va bene, va bene. Vai avanti tranquillo. Bene, bene. Allora un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, benedizioni a chi ci ascolta. Volevo condividere con voi un tema che qui nella nostra comunità stiamo esaminando, riflettendo già da qualche domenica. È l'importanza della presenza del Signore viva nella nostra vita, nella nostra chiesa, nelle nostre famiglie. Quando parliamo della presenza di Dio, un tema anche non facile da comprendere mentalmente, perché uno dice: ma Dio è onnipresente e quindi la sua presenza è in ogni luogo. Ma effettivamente, però, Gesù dice che quando due o tre persone sono riunite nel suo nome, allora in quel caso lui sarà lì in mezzo a loro. E anche nell'Antico Testamento Dio è onnipresente, però non si manifesta come persona pienamente in ogni luogo. Infatti, Dio si manifestava pienamente nella sua persona, nel tabernacolo, nell'arredo dell'arca, della testimonianza, dell'alleanza. Quindi, noi siamo chiamati a ricercare in maniera forte, continua, la presenza del Signore nella nostra vita. E il tema appunto è crescere, cioè noi siamo stati chiamati a crescere alla sua presenza, nella sua presenza. Allora, in Apocalisse c'è una chiesa, la chiesa di Laodicea, che pensava di essere una chiesa forte, ricca e di fare delle opere grandi, meravigliose, la chiesa di Laodicea. Però poi, quando il Signore gli rivolge la parola alla Laodicea, gli dice: tu pensi di essere ricco, invece sei povero, tu pensi di fare tante buone opere, ma in realtà tu sei nudo, non sei vestito. E quindi ci può essere una chiesa che fa grandi opere, anche evangelistiche, ha una grande attività, può essere anche una chiesa grande. Noi vediamo queste chiese molto grandi che ci sono, molte negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Ma Gesù, quando parla a questa chiesa, gli dice: ecco, io sto alla porta e busso, e se qualcuno ascolta la mia voce, e già se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Un versetto che non ti ho dato, ma è Apocalisse 3:20, venuto in questo momento, e il Signore dice: io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Quindi questa chiesa non aveva una relazione intima, la cena raffigura un momento di comunione, di conversazione, di intimità, tra virgolette, no? Con una persona. Ecco, Gesù desidera questo tipo di relazione. La sua presenza è la sua persona che si manifesta pienamente nella nostra vita, in noi, con noi, nella famiglia, e noi lo stiamo vedendo anche come Chiesa, l'importanza come Chiesa. Allora, nei momenti bui della storia, Dio ha sempre avuto una sua testimonianza. Dio si è sempre manifestato con la sua presenza. In ogni momento, anche oggi, se oggi o negli ultimi tempi che stiamo attraversando e attraverseremo, che la scrittura dice saranno tempi difficili, tempi bui, ma sappiamo che Dio avrà sempre un luogo, un sistema, un modo per manifestare pienamente la sua presenza. Al tempo di Elia, Elia pensava di essere solo e Dio gli dice: no, io ho riservato 7.000 che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. Allora, un altro periodo buio, e stasera parliamo appunto del libro di Samuele, fu il tempo dei giudici. E se prendiamo il tempo dei giudici come un tempo magari che può essere il nostro, o il tempo che sta per venire,
Al tempo dei giudici c'era un tabernacolo, c'era un culto, c'era l'arca, c'era un sacerdozio, c'era Eli, c'erano i suoi due figli che erano sacerdoti, Ofni e Finehas, ma la scrittura dice che erano due scellerati. Non è brutta parola, scellerati. Dice che erano scellerati. Disprezzavano il Signore, disprezzavano le offerte del Signore. E questo era il sacerdozio che aveva Israele. C'era un intero popolo che viveva nelle tenebre spirituali. Eli era stato probabilmente un buon sacerdote, ma col passare degli anni non aveva mantenuto la sua integrità. E Dio vuole benedire il suo popolo. E allora il libro di Samuele si apre con una famiglia. Elcana, che aveva due mogli, Peninna e Anna, e Elcana dice che la scrittura è che ogni anno si recava nelle feste ad adorare il Signore, in questo luogo, a Silo, dove c'era questa, c'era il tabernacolo e c'era il sacerdozio, anche se la presenza del Signore non c'era più. E dice la scrittura, al verso 3 di 1 Samuele, capitolo 1, dice: quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti, a offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Finehas, sacerdoti del Signore. Già la scrittura ci mostra queste due, no, scene. Da un lato abbiamo un sacerdozio che è già morto, è nella corruzione, nella perversione, nel peccato, nella trasgressione, però c'è una famiglia che ogni anno sta andando, una famiglia integra che vuole lodare il Signore, che sta andando ogni anno a Silo per adorare il Signore. Ed sarà da questa famiglia che Dio provvederà miracolosamente la soluzione, Dio ricostruirà, riporterà la gloria, la sua gloria al popolo. E lo farà attraverso una donna, e questo ci dice, come io spesso dico, che ci sono tante donne nella scrittura che sono le nostre esempi di fede, sono delle eroine, però hanno iniziato la loro vita nella sofferenza. E questa donna, Anna, è una donna che più avanti dirà, è una donna tribolata nello spirito. Non è una donna che sta passando un momento difficile. È una donna che vive nell'amarezza e la sua vita è la tribolazione. Perché? La scrittura dice, verso 4, nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, a tutti i figli e a tutte le figlie di lei, le loro parti per il sacrificio. Al verso 5, sempre capitolo 1, dice: ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. Questa frase è una frase molto forte, molto anche difficile da accettare, nel senso che non era sterile per altri motivi. Dice la scrittura che Dio l'aveva fatta sterile. Noi diremmo: Dio aveva permesso questa sterilità. Va bene, la scrittura dice Dio l'aveva fatta sterile. Cioè Dio, questo è il punto, no? In questo momento si sta compiacendo nella sterilità di Anna. Allora, a quel tempo una donna si realizzava maggiormente, specialmente, nella maggior parte dei casi, attraverso partorire figli, cioè il fatto di poter dare dei figli alla famiglia, poter formare una famiglia, avere dei figli, era molto importante a quel tempo. Infatti noi conosciamo che nella scrittura, anche se oggi abbiamo anche altri modi per realizzarci, diciamo, come donne, però a quel tempo soprattutto essere sterile era un po' come una disgrazia. E il Signore si sta compiacendo nella sterilità di Anna. Vive la sofferenza continua.
Però questa sofferenza è una sofferenza preziosa per il Signore, ma non solo per il Signore, anche per quello che Dio farà attraverso di Anna, per tutto il popolo di Israele. E quindi c'è una sofferenza che la Chiesa deve passare, deve sopportare, perché è una sofferenza che ha a che fare con la gloria del Signore. Ecco, la gloria se n'è andata da Silo. Se leggiamo poi il capitolo 4, quando la nuora di Eli partorirà il figlio durante questa guerra, dove verrà rubata l'arca, la donna, la nuora di Eli, la moglie di uno dei due sacerdoti scellerati, chiamerà suo figlio Ichabod, che vuol dire la gloria se n'è andata da Israele, ecco, ma Dio riporterà la gloria in Israele attraverso la sofferenza di questa donna. Questa donna farà una preghiera, la sua sofferenza porterà un arrendimento, una preghiera, e lei farà un voto. Prima di arrivare a questo voto, che poi sarà la nascita di Samuele, volevo riflettere un pochino con tutti voi delle debolezze, della sofferenza. Che cos'è questa sterilità? La debolezza? La potremmo definire anche un grosso problema, un motivo di dolore. Uno potrebbe definire una malattia, non è normale. Normalmente una donna è fertile, normalmente. Ecco. E noi tutti vorremmo essere sempre forti, avere tutto, essere completi, essere. Però se noi ci ricordiamo, è nella debolezza che la gloria di Dio si manifesta. Cioè, in Eden Dio fece un uomo debole. Quando Dio creò Adamo, lo creò, per Adamo intendo anche tutti e due, prima di separarli, diciamo, quando Dio forma Adamo, Dio non forma un Adamo forte, Dio forma un Adamo debole, incompleto, perché la sua debolezza, la sua incompletezza diventava forza e si completava nel Signore. Altrimenti il Signore sarebbe stato al di fuori della vita dell'uomo. Se noi abbiamo un uomo forte, l'uomo cammina per la sua strada, non ha bisogno di Dio, non deve dipendere da nessuno, è indipendente e quindi non ha bisogno di Dio. Dio ha sempre avuto bisogno di uomini e donne deboli per realizzare il suo proposito. Dio non ha chiamato Mosè a 40 anni quando era forte, l'ha chiamato a 80 quando era debole. E lo poteva usare, perché è nella debolezza che Dio mostra la sua gloria, Dio ci usa perfettamente. Allora, quando il serpente va a tentare Adamo, lo tenta lì e gli dice: tu ora dipendi da Dio, che è la cosa più bella del mondo, la cosa più gloriosa, sana del mondo, è che un uomo debole trovi la propria forza in Dio, apre il proprio cuore a Dio, confidi ciecamente a Dio. Si appoggia a Dio in tutto, in quello che mangia, in quello che veste, in quello che vive, in quello che deve fare, perché è debole. E la consapevolezza della nostra debolezza davanti a Dio è una grande forza. Paolo stesso dice: io ho pregato, Satana mi ha messo una spina nella carne. Se andiamo a vedere Seconda Corinzi, non l'ho segnato, ma Seconda Corinzi, niente, è andato via, lo so a memoria, poi intanto dice: Signore, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ecco, bravissimo, l'avete inviato voi. La mia potenza, la mia gloria, la mia forza si dimostra perfetta nella debolezza. Il serpente ha proposto ad Adamo ed Eva un'altra strada, la strada dell'indipendenza. Sarete come Dio, non avrete più bisogno di Dio, avrete la conoscenza del bene e del male, sarete come Dio, indipendenti. Potete intraprendere una strada da soli. E infatti
L'umanità andò di qua e Dio andò di là. Ci fu una separazione. E questo è quello che si sta vivendo a Silo. C'è un sacerdozio, quello di Ofni, Phineas, di Eli, che non dipende più da Dio. Sono persone corrotte che stanno nella loro totale indipendenza e separazione da Dio, stanno facendo la loro vita, il loro culto. E la gloria di Dio se n'è andata, dice la scrittura. Allora questa donna viene al verso 10, primo Samuele capitolo 1 verso 10, questa donna, dice la scrittura, aveva l'anima piena di amarezza. Ecco, c'è un'amarezza negativa che ci abbatte, si distrugge, che è nemico, ma in questo caso è un'amarezza positiva che Dio permette affinché questa donna, cosa fa? Preghi in questo modo. Dice adesso, pregò il Signore piangendo dirottamente e fece un voto e disse, o Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva. Primo Samuele, capitolo 1, verso 11. Lei si definisce una serva. E questo è il primo punto importante. Anche nell'amarezza, nella tribolazione, anche ci può essere una malattia che il Signore non è ancora guarito, però noi continuiamo a essere servi del Signore, anzi il momento forse nel quale lo siamo più delle altre volte. E lei dice, se ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore. Cioè non sarà mio, dice lei, sarà tua proprietà, sarà tuo, per tutti i giorni della sua vita. Questa è la preghiera che viene dalla sofferenza. Nascerà un bambino, dice la scrittura, che dopo andarono a casa, il Signore si ricordò di lei e il Cana si unì ad Anna e nacque Samuele. Samuele nasce quindi da una preghiera di sofferenza, di bisogno, no? Di, possiamo dirlo, salvezza, che portasse salvezza nella vita di Anna, nella famiglia e anche in Israele, perché sarà un giudice ricordato ancora oggi, lo ricordiamo come un grande giudice e un grande profeta del Signore. Allora, simbolicamente per noi Samuele rappresenta l'uomo nuovo che nasce dentro di noi perché c'è una sofferenza, c'è un grido, c'è stata una preghiera della nostra anima. La nostra anima è Anna che grida al Signore, non c'è frutto nella propria vita, non c'è frutto, siamo arrivati a comprendere che da soli non c'è futuro per noi. E allora, piegati da questo dolore, dal nostro peccato anche, soprattutto, e allora noi siamo venuti al Signore. Abbiamo riconosciuto che dobbiamo dipendere da Dio e vogliamo dipendere da Dio per avere una vita migliore. Così. E allora Dio ha fatto nascere in noi, nella nuova nascita, un uomo nuovo, una donna nuova, un uomo consacrato a Dio, il Samuele di oggi. Allora il Samuele di oggi che cosa è? Chi è? È l'uomo nuovo della nostra nuova nascita, l'uomo che vuole consacrarsi a Dio, l'uomo che riesce ad ascoltare la parola di Dio. Guardate che quando Dio comincia a parlare a Samuele fin da piccolo, proprio nel capitolo 2, 3, insomma, Samuele sente la voce di Dio, Eli non la sente più. Samuele sente la voce di Dio, ma non ha esperienza. E allora pensa che sia Eli che lo sta chiamando. Ma Dio sta parlando a Samuele, Samuele sente la voce di Dio. Ecco, l'uomo nuovo che Dio ha fatto nascere in noi è, nella nuova nascita, l'uomo spirituale sente la voce di Dio, riconosce la presenza di Dio e soprattutto è una persona che fin dalla sua nascita desidera crescere alla presenza di Dio, gioisce alla presenza di Dio. Guardate, al verso 17, nel capitolo 2, primo Samuele 2, 17,
Dice: il peccato di quei giovani, parla di Ofni e Fineas, era dunque grandissimo agli occhi del Signore. Abbiamo una religione, un culto inesistente, abbiamo il peccato, dice, perché disprezzavano le offerte fatte al Signore. Ma Samuele, bello questo mago, dice, ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore. Era ancora un bambino e indossava un efod di lino. E noi appena nasciamo spiritualmente da Dio, dentro di noi, noi siamo già sacerdoti del Signore. Abbiamo già un sacerdozio, come Samuele, non sappiamo molto di dottrina, abbiamo poca esperienza, però noi nello spirito siamo già dei sacerdoti. Così come Samuele. Che dire? Insomma, io posso finire qui ovviamente perché il tempo se ne sta andando. Noi abbiamo bisogno, e stiamo riflettendo qui nella nostra comunità, della centralità della presenza di Dio nella nostra vita. Ci possono essere anche attività di chiesa importantissime, come l'evangelizzazione, come la scuola domenicale, la predicazione della parola, la lode, ma se al centro di tutto questo non c'è Cristo, non c'è la presenza di Dio, noi non vogliamo che avere un culto e il Signore fuori dalla porta. Non vogliamo, per aumentare di numero, come molti, tutti noi vogliamo, no? Finire per lasciare poi la presenza di Dio reale, la sua potenza, la sua presenza in un angolino o fuori dalla porta. Mosè disse, sì, Mosè sapeva che c'era una terra dove scorre latte e miele, ma la nostra preghiera è questa, insieme a quella di Mosè: se io vado nella terra promessa, ma tu non sei con me, è meglio stare qui nel deserto. Cioè, Mosè disse, se tu non vieni con noi, Dio voleva mandare un angelo davanti a Mosè, voleva mandare un delegato, diciamo. Ma se dice, se la tua presenza non viene con noi, io sto qui nel deserto, diciamo. Cioè, è meglio il deserto nella tua presenza che una terra dove scorre latte e miele senza di te. Ecco, questo è, io penso, il desiderio di ognuno di noi, di ogni Samuele che c'è qui in Italia, di ogni individuo, di ogni chiesa Samuele, che ci sono tante chiese Samuele qui in Italia, che non vogliono compromessi col mondo, ma stanno cercando la presenza viva, reale, della persona di Gesù in mezzo a noi. E io credo quindi che questa è la preghiera che tutti i Samuele d'Italia, anche del mondo, stanno facendo oggi. E cioè, vogliamo crescere e vivere ogni giorno alla tua presenza, Signore. Amen. Io ho finito, pastore. Ci siamo. Grazie per la spiegazione, ed abbiamo visto, mettendo insieme quello che hai detto tu riguardo ad Anna, che Dio aveva permesso di essere sterile. E quello che ha detto il fratello precedente, sono due cose che ci fanno comprendere che Dio ha tutto sotto controllo e che noi credenti dobbiamo fidarci di Dio, quant'anche vediamo intorno a noi, come dice quel salmo, turbolenze senza fine, Dio ha tutto sotto controllo. Perché realmente, riflettendo quello che tu hai detto, se Anna non pregava con tutto il cuore e avesse avuto i figli, non avrebbe consacrato Samuele, che è uno dei più grandi profeti che abbia mai conosciuto Israele,
con un potere spirituale fuori dall'ordine comune, perché lui ha unto due re. E se l'untore è superiore a chi viene unto, vuol dire che in quel vaso della preghiera di Anna è stato seminato un grande uomo di Dio che ha traghettato, portato avanti in un periodo difficile come quello dei giudici, tra giudici e re, siamo lì, e possiamo ringraziare Dio che l'ha rese sterile, perché se no non pregava. Esatto. Non, e questo è un insegnamento per qualcuno che sta aspettando una risposta e non vede la risposta urgente da Dio. Il Signore ti sta parlando dicendo: fidati di lui, continua a perseverare, consacrati, continua a pregare, come dice Gesù, senza fermarti, perché quando arriva la risposta sarà una risposta con il piano di Dio inserito in quello che noi chiediamo. A Dio sia la gloria. Non so se mi sono spiegato. Benissimo. Samuele non poteva venire da Peninna. Lei stava troppo bene, era nella comodità, nel proprio successo personale. Era figlio di era un figlio di benestanti. La famiglia non stava male. Portava avanti la sua vita, il suo corso, non c'era necessità. Si andava una volta all'anno nel tempio perché così si usava, ma non c'era il motivo di consacrare un figlio così se non succedeva l'incidente di percorso, quello della sterilità e anche dell'avversità della di Peninna, perché realmente quello lo faceva soffrire e molte volte questi spiriti malvagi come la gelosia, l'invidia che uno vuole avere e l'altro, queste due sorelle, gelosia e invidia, qualche volta vengono permesse perché ci aiutano a cercare di più il Signore. Attenzione, non li dobbiamo cercare noi, ma se vengono non ci dobbiamo preoccupare. Cioè, come dire, non dobbiamo cercare la persecuzione per stare meglio o la malattia perché poi preghiamo e veniamo guariti, ma se ci siamo dentro, Dio ci dà sempre una via di uscita quando noi restiamo fedeli a Lui, giusto? Amen. Grazie, Dio ti benedica. Pace, alla prossima, voi. Dio piacendo. E allora abbiamo ancora un altro fratello, il fratello Alfonso. Pace, mi senti? Ce l'hai comunque un po'. Siamo partiti un po' più tardi, ma i tuoi 30 minuti non te li toglie nessuno, va bene? Confezionali bene nel miglior modo possibile. Noi siamo qui insieme con te, va bene? Va bene, grazie. Volevo partire subito, come ha detto il pastore Petrone, dalla parola perseverare. La meditazione di stasera ha questo titolo, che è intercessione, proclamazione profetica. E credo che sia proprio il primo termine che la parola di Dio ci illustra attraverso le scritture, quando veniamo a conoscenza appunto di quello che è l'intercessione, di quello che oggi vuol significare per la Chiesa, per i figli di Dio, per i credenti, proclamare ciò che la parola dice. E vogliamo partire subito da quello che lo Spirito Santo mi metteva nel cuore, perché questa meditazione nasce in primis guardando appunto l'unzione che era sul Messia, ovvero che il 40% dell'unzione che era sul Messia appunto era data dalla parola proclamare. 2 su 5 delle cose che leggeremo in Isaia 61 hanno a che fare appunto con la parola proclamare. E vogliamo leggere subito dalla parola di Dio che lo Spirito del Signore, in Isaia 61, l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli unti,
mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare, vedete, la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri. E ancora, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode, che vedremo anche successivamente, più tardi, invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché egli sia glorificato. Ed è proprio questa parola che ha acceso un desiderio ardente nel mio cuore di conoscere ancora di più il significato che voglio condividere con tutti quanti voi stasera che siete a casa, appunto sul proclamare. Io credo che, come è stato detto stasera, che i tempi che stiamo vivendo sono tempi difficili, sono tempi appunto dove la vita può sembrare esageratamente molto stancante. Io non so quali sono le prove che tu stia affrontando in questo tempo, ma oggi voglio che la tua attenzione sia su questo termine che lo Spirito Santo ci sta suggerendo, proclamare. Vedi, nella parola, appunto, ci viene spiegato il significato dell'insegnamento: insegnaci a pregare. I discepoli dicevano più volte a Gesù: insegnaci a pregare. E possiamo leggere che la prima cosa che Gesù gli dice è stato l'insegnamento di dire: venga il tuo regno. Questo termine, venga il tuo regno, a volte per qualcuno può essere malinteso, ovvero venga il tuo regno, molte volte lo si prende come un modo generico di dire la cosa, ma io voglio mettere questa domanda nel tuo cuore: dove deve venire il tuo regno? È un pochettino come Google, che osserva da lontano e man mano, tipo come Google Maps, no? Che man mano deve zoomare, quindi inizia a zoomare la nazione, la città, dove abiti, la tua casa, la tua persona. E stasera appunto vuole zoomare il tuo cuore, perché la prima cosa che la parola di Dio ci insegna è che il suo regno deve arrivare in primis nel nostro cuore. La prima cosa è quella di far venire Gesù nel nostro cuore. Una volta che tu apri il tuo cuore al Signore, tu allora lì inizierai a parlare un linguaggio nuovo, a proclamare quello che la parola di Dio dice. Io ti voglio ricordare che Giacobbe profetizzò sui suoi figli. Giacobbe fu appunto uno dei primi che iniziò a fare delle proclamazioni profetiche, a profetizzare sui suoi figli. Noi riceviamo da Dio secondo il livello di dove siamo, di dove ci troviamo, e così anche comprendiamo e preghiamo in base al livello di dove siamo e di dove ci troviamo. Dove sei tu stasera con il tuo cuore? Sei vicino a Dio? Dove sei stasera con la tua mente? Sei vicino a Dio? Dove ti trovi in questo momento? Perché se ti trovi lontano da Dio, io questa sera ti voglio invitare a chiudere i tuoi occhi e iniziare a dire: Signore Gesù, io sono lontano. Non so neanche io dove sono andato a finire, come ci sono finito così lontano da te, ma Signore, è necessario che io stasera, prima di iniziare a proclamare la tua parola, che io possa riavvicinarmi a te, che il mio cuore possa appunto essere pieno di te.
venga il tuo regno, Gesù, nel mio cuore, venga il tuo regno nella mia famiglia, venga il tuo regno nel mio posto di lavoro, venga il tuo regno. Ed è così che voglio appunto soffermarmi su questa dichiarazione che tu stai facendo al Signore stasera. Non basta a volte una semplice dichiarazione fatta senza che tu sei convinto di voler veramente ricevere Gesù nel tuo cuore, ma a volte appunto, oltre la convinzione, come abbiamo detto, c'è bisogno che la tua preghiera sia continua ai piedi di Dio. Che la tua era nel dire: Signore, perdonami, sono qui, voglio cambiare, che sia una preghiera che può avere successo solo quando tu perseveri. Ti voglio fare questo esempio, l'esempio di Elia. Elia aveva a cuore la sua nazione. In quel tempo Israele viveva un tempo di apostasia, conosciamo tutti la storia. Elia è stato il profeta dove dalla sua parola lui ha pronunciato appunto che non sarebbe piovuto per 3 anni e 6 mesi, ed è così è stato. Ma è stato anche il profeta che alla sua parola successivamente è venuto a piovere, però ci sono state delle prove che Elia ha dovuto attraversare dal momento in cui ha pronunciato quelle parole, si è bloccato il cielo su quella nazione, non ha piovuto più su Israele, perché appunto Israele era avvolta da idoli, era avvolta da tutto quello che dispiaceva al Signore. E nel frattempo sappiamo benissimo la storia della sfida dei tori e successivamente che Elia affrontò tutti i profeti, appunto tutti i falsi profeti, che li scannò, dice la parola di Dio. E poi cosa è successo? Leggendo in Primo Re al capitolo 18, dal verso 42 in poi, vogliamo prendere la parola di Dio e vogliamo leggere appunto dalle scritture al capitolo 18. Così Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel, si piegò fino a terra e si mise la faccia fra le ginocchia e disse al suo servo: ora sali e guarda dalla parte del mare. Egli salì, guardò e disse: non c'è niente. Elia gli disse: ritorna a vedere per 7 volte. Or la settima volta il servo disse: ecco, c'è una nuvoletta grossa come una mano d'uomo che sale dal mare. Allora Elia disse: sali e di' ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi prima che la pioggia ti arresti. Ora in breve tempo il cielo si oscurò con nuvole e vento e cadde una grande pioggia. Così Acab salì sul carro e andò a Izrael. La mano dell'Eterno fu sopra Elia che cinse i lombi e corse davanti a Acab fino all'ingresso di Israele. Perseveranza. Elia aveva superato le prove che il Signore l'aveva chiamato a fare. Non scoraggiarti se stai in un momento di prova, non scoraggiarti se devi appunto dimostrare che stai ai piedi del vero Dio. A te non ti importa chi ti scoraggia e ti dice, come dicevano quei profeti Elia, appunto, che lo volevano deridere, perché alla fine il vero Dio ha dato soccorso a Elia, come l'unico e vero Dio, nostro Signore Gesù, darà soccorso a te. Elia non si è scoraggiato. Dopo quelle prove, lui è salito sul monte e aveva fede in Dio. Ed è così che è arrivato alla settima volta a dire: va a vedere. Lui appunto disse ad Acab: vai a vedere, perché già si ode il rumore di grande pioggia. Acab risalì
sette volte. Sette è il numero della perfezione. Sette ti vuole dimostrare stasera che Dio ha il controllo, perché lui è perfetto e sarà il Dio che alla settima volta, ovvero alla tua costanza, alla tua perseveranza, il Dio che al vedere la tua fede di per certo opererà, di per certo risponderà. Vedi, la preghiera si basa su quello che credi, non su quello che vedi. La preghiera si basa su quello che credi nello spirito. Perseveranza e fede di Elia, che bello. A volte le persone si basano solo sul visibile, ma invece no. Elia appunto non voleva ascoltare quello che accadeva attorno a lui, ma lui era concentrato nello spirito e la pioggia cadde. E guarda che bella questa immagine dove Elia si piegò a terra e con la sua preghiera era in cielo. E quando appunto cielo e terra si incontrano, la potenza di Dio si manifesta. Piega le tue ginocchia al Signore e di per certo nel perseverare nella preghiera, Dio ti darà risposta. E come disse Elia, allora Elia disse, allora vedi qui c'è ora, c'è una sincronizzazione. Devi essere sincronizzato, devi avere discernimento, devi entrare nello spirito. Ci sono cose che devi proclamare e profetizzare in questo tempo perché domani potrebbe essere troppo tardi. E ti voglio menzionare Daniele. Daniele al capitolo 9, al verso 2. E vogliamo leggere? Il primo anno del suo regno, io Daniele compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno, indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, e cioè 70 anni. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo, con preghiere e suppliche, col digiuno, col sacco e con la cenere. Io stasera voglio dirti voglio andare contro i fatalisti. Daniele è un profeta che meditava la parola di Dio, è un uomo della parola. Ripeti insieme a me, Signore, io oggi voglio essere un uomo e una donna della parola. Sì, tu devi essere un uomo e una donna della parola. Leggi la parola, medita la parola, scruta la parola, investiga la parola, alza la parola di Dio, proclama la parola di Dio. Se Daniele non avesse letto la parola, non si sarebbe accorto che si stavano compiendo i 70 anni che aveva profetizzato Geremia. Guarda che differenza con i fatalisti. Ovvero, Daniele legge la parola e comprende che i tempi erano vicini. E qual è la differenza tra chi comprende la parola, tra chi sa che deve pregare e tra i fatalisti? Sai, i fatalisti credono che Dio deve fare tutto lui e che appunto non ci deve essere niente da parte dell'uomo perché Dio appunto è un Dio che fa tutto lui. Beh, io stasera ti voglio dire che secondo la parola non è così, perché voglio appunto condividere con te l'operazione dei miracoli, la voglio chiamare, ovvero che comunque nella parola di Dio, attraverso la preghiera, attraverso appunto l'intervento di Dio che risponde alle preghiere degli uomini, Dio opera. Se tu credi, vedrai la sua gloria, è scritto. Wow, Signore, allora tu mi stai dicendo stasera che io devo pregare e proclamare. È un'azione che la Chiesa del Signore è chiamata a fare in questo tempo, pregare e proclamare, pregare e proclamare. Daniele dirà: volsi la faccia verso Dio.
perché Daniele aveva compreso che doveva cercare Dio. La parola dice che Dio è il remuneratore, ovvero che è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Wow! Io quando leggo questo versetto, appunto, sono così gioioso e meravigliato perché dico: Signore, se solo tu sei il remuneratore, ovvero se solo tu sei chi ricompensa, appunto, appena appena quelli che ti cercano. Figurati, Signore, cosa tu darai e cosa tu farai a quelli che ti trovano. Wow! Dio, se tu lo cerchi, lui già è il tuo remuneratore, e ancor di più quando lui si farà trovare da te, la sua mano scenderà in te in soccorso e ti aiuterà e ti salverà dai tuoi nemici e ti tirerà fuori dalle tue prove. Daniele aveva capito che con preghiere, suppliche e digiuno poteva appunto chiedere il favore di Dio. Daniele era un uomo che perseverava e dopo 21 giorni è scritto che un angelo gli porta la risposta. Devi perseverare anche quando vieni ostacolato. Sai, nella parola di Dio comprendiamo la differenza tra il secondo e il terzo cielo. E io ti voglio dire questo, anche quando tu sei ostacolato nel secondo cielo, ricorda che tu sei seduto nei luoghi celesti e che quando tu proclami la parola, dal terzo cielo tu proclami la parola e quindi il secondo cielo e tutto quello che è giù si deve abbassare dinanzi alla parola di Dio perché la parola di Dio è Dio. Amen. E quindi dal terzo cielo, attraverso la preghiera tu puoi entrare nel terzo cielo, prendere dal terzo cielo, proclamare la parola dal terzo cielo e tutto si deve abbassare dinanzi alla parola di Dio perché è Dio. Che bello quando noi leggiamo che appunto ci deve essere, oltre la perseveranza, un accordo alla parola e il tempo della parola che si manifesta nello Spirito. E voglio leggerti Romani 8:26, che dice: nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Lo Spirito Santo ti aiuterà attraverso il tuo sospiro ineffabile, appunto, a saper chiedere al Signore qual è il tempo di chiedere, qual è appunto l'accordo attraverso la sua parola, perché lui intercede con noi, lui ci farà capire come chiedere, dove chiedere. Non puoi pregare, io lo dico sempre, non puoi pregare di guarire una persona se è già morta. O puoi pregare affinché Dio lo possa resuscitare. Oppure non puoi educare un figlio se è già diventato adulto. Al massimo puoi pregare che Dio lo cambia. C'è bisogno di capire, di discernere, c'è bisogno del chiedere di continuo. Signore, nella perseveranza della preghiera, nel proclamare la parola, dammi rivelazione di come e quando chiedere. Sai, è scritto sempre in Isaia, lo vogliamo rileggere al capitolo 61, il versetto che ti parla dal versetto 3. Per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto, ascolta bene, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia. Proclama questa sera
la parola di Dio, inizia a proclamare che tutto quello che il nemico ha decretato contro di te non può avere effetto perché il sangue dell'agnello è su di te, il sangue dell'agnello è sull'architrave di casa tua, il sangue dell'agnello è sui tuoi figli, sui tuoi nipoti. Inizia a proclamare la parola e inizia a dire: lo spirito abbattuto non mi appartiene più, ma nel proclamare, Signore, io ti voglio già ringraziare perché il manto della lode stasera scende su di te e va a sostituire lo spirito abbattuto. Risollevati, fratello e sorella, stasera è il tempo di rialzarti, è il tempo di dire: sì, Signore, io voglio mettere la mia vita e interamente la mia fede nelle tue mani, Signore Gesù. Se tu non parli, lo farà qualcun altro al tuo posto. Sai, mi piace molto questa scena dove, quando Dio vede Abramo, successivamente lo chiama e gli dà il nome di come lui lo vede. E lui lo vede come Abramo, padre di una moltitudine. Dà il nome del destino in accordo alla parola. Dio, quando ti vede, parla su di te con un parlare, dandoti un proposito. Sai, la parola proclamare deriva da kara, che in ebraico significa dare un nome. Se qualcuno ha detto che tu sei un poco di buono e tu non farai mai niente, ti voglio dire che Dio non sta parlando con te così questa sera. Anzi, che Dio sta guardando la tua vita e ti sta dicendo: io dal piccolo farò emergere da te grandi cose. Se ti hanno maledetto stasera, io voglio dirti che Dio ti sta benedicendo. Se ti hanno chiamato come Giacobbe, soppiantatore, io ti voglio dire che Dio guardò Giacobbe, come ha guardato Giacobbe, guarderà te, e ti sta chiamando come chiamerà Giacobbe Israele, ovvero principe con Dio. Se ti hanno detto che tu morirai di fame, inizia a dire: Signore, io proclamo la tua parola, dove c'è scritto che nessun figlio è andato mai a mendicare il pane, e tu provvederai, Signore. Se non hai niente sul tavolo, nel frigo, non hai niente, inizia a proclamare la parola, dove gli occhi naturali ti fanno vedere la povertà, ma tu inizierai a dire al Signore: Signore, io credo che tu provvederai. Perché, Signore, anche Beniamino fu chiamato figlio del dolore, ma poi, Signore, tu attraverso il padre gli hai cambiato il nome e gli hai detto: io ti vedo come figlio della mia destra, figlio della mia potenza. Stasera Dio ti sta cambiando il nome. Sai, il nemico a volte crea circostanze per chiamarle, ma quando, ascolta bene, ma quando il nemico creerà delle circostanze, malattia, le chiama per nome, malattia, povertà, è lì che tu devi iniziare a proclamare la parola di Dio, e la malattia tu la inizierai a chiamare guarigione, e la povertà tu inizierai a chiamarla Dio provvederà. Ed è così che dove ci sarà divisione, tu inizierai a proclamare la parola di Dio, inizierai a dire: il mio Dio è un Dio che unisce e rafforza. Dove appunto il nemico inizierà a chiamare divorzio, è lì che tu inizierai a proclamare la parola, dove inizierai a dire: il Signore è un Dio di famiglie. Dove il nemico sta iniziando a decretare morte, è lì che tu inizierai a proclamare la parola di Dio e inizierai a dire: il mio Dio è un Dio di vita e di vita in esuberanza. Quando tu proclami, no, tu non chiami le situazioni e le circostanze per quelle che sono, ma tu le chiami in accordo alla parola profetica per quello che Dio vuole che siano. Amen. E quindi nel momento in cui tu vedrai appunto situazioni, tu inizierai a proclamare ai malati per le sue lividure.
tu sei guarito, eccetera, eccetera, eccetera. Proclama la parola sulle circostanze e tu vedrai che le circostanze si piegheranno davanti alla parola di Dio. Il nemico non ha nessuna autorità di quello che è sulla tua bocca, che viene proclamato attraverso la parola di Dio. Dio ti chiama con una visione eterna. In Genesi 49, Giacobbe iniziò a profetizzare per i suoi figli. Di generazione in generazione, Giacobbe è lì in Genesi 49, che ti invito a leggerlo, è lì che Giacobbe iniziò a proclamare quello che vedeva nello spirito, pure se non vedi nel materiale, con la preghiera costante, perseverante, tu inizierai ad avere un linguaggio di proclamazione. Un linguaggio, il tuo linguaggio inizierà a cambiare. Il nemico appunto sa l'importanza dei proclami. E qui volevo soffermarmi, come diceva appunto il pastore Petrone, su una cosa che mi faceva meditare. Sai, sono circa 1400 anni che per 5 volte al giorno ci sono delle proclamazioni bugiarde, ovvero se voi andate a Gerusalemme, nella cupola della roccia, c'è una scritta dove c'è scritto: Dio non ha bisogno di un figlio. Vedete, questa è una proclamazione bugiarda. E appunto vi stavo dicendo che per 5 volte al giorno anche gli islamici hanno un tipo di preghiera dove dicono che Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo profeta. Vedete, queste proclamazioni bugiarde danno forza alle tenebre e perciò alcuni paesi islamici sono impenetrabili all'Evangelo. Ma sapete, come leggiamo in primo Giovanni, al capitolo 4, al verso 2 e 3, noi dobbiamo essere molto attenti nel discernere, nel capire che da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo che, come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. Attenzione, fratelli e sorelle, ci sono appunto delle circostanze dove vogliono mettere delle resistenze spirituali. La parola di Dio è chiara: chi non riconosce Gesù è avvolto dallo spirito dell'Anticristo. In Efesini 6, al verso 12, noi leggiamo che c'è un combattimento che sappiamo essere un combattimento spirituale. Per questo la Chiesa deve riconoscere che il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Il luogo celeste, ti voglio ricordare, che appunto è un luogo di combattimento. Nella preghiera tu entri nel combattimento, tu entri nello spirito e molte volte nella preghiera Dio ti chiamerà a combattere, a contrastare. Vedi, ci sono intere nazioni che ancora non hanno riconosciuto Gesù come l'unico vero Salvatore, che non hanno riconosciuto Gesù come Dio. Ancora nazioni che contrastano. Abbiamo letto appunto che ci sono dei paesi dove ancora l'Evangelo è impenetrabile, ma ti voglio ricordare che lì dove c'è la preghiera e dove c'è la proclamazione della parola, che ancora una volta nei luoghi celesti, dal terzo cielo, si deve sottomettere il secondo cielo e si deve sottomettere ogni creatura che è appunto terrestre, ogni creatura che ne ha, ogni cosa si deve sottomettere alla parola di Dio. Sai, la più bella battaglia di proclamazioni è stata fatta da Golia contro Davide, da Davide e Golia. Se noi leggiamo in Prima Samuele, al capitolo 17, al verso 4,
E qui lo Spirito Santo mi ha dato tantissime chiavi di lettura. E al versetto 43 vogliamo leggere l'altezza di Golia. Immaginate, Golia era 2,91 m secondo gli storici. E vogliamo ricordare che Golia per 40 giorni provocò paura e terrore. Lui iniziò a gridare per 40 giorni. E Davide era nella scena quando Golia stava appunto facendo il suo proclamo. Davide veniva da un altro livello. Abbiamo detto prima, abbiamo fatto la metafora dei livelli. Chi è dei luoghi celesti non parla secondo la inizia a vedere quello che gli dà da vedere. E voglio dire, dal verso 42, il Filisteo guardava attentamente e scorto Davide lo disprezzò perché era soltanto un giovane rossiccio e di bell'aspetto. Il Filisteo disse a Davide: sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il Filisteo a Davide: vieni qui e io darò la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Che bella questa storia. Golia inizia a fare la sua proclamazione. Dice a Davide che fa: vieni a me, caro Davide, col bastone, e che sono un cane. Pensate a questo giovinetto che andava lì contro questo gigante. Questo gigante inizia a darsi delle arie e questo gigante si permette di chiamare le schiere di Israele servi di Saul. Ma Davide veniva da un altro livello. Davide era avvolto dal manto della lode. Davide era avvolto dal manto di gioia, dal manto dell'unzione di Dio. Quando tu sei avvolto dall'unzione di Dio, tu sei e hai il favore di Dio. E Davide veniva quindi da un altro livello. Il livello spirituale è sempre maggiore rispetto al livello carnale, perché nel livello spirituale tu sei con Dio e hai la maggioranza. E Davide, quando guarda Golia, gli dice: bene, caro Golia, queste non sono le schiere dei servi di Saul, ma queste sono le schiere del Dio vivente. Davide iniziava a proclamare la parola. Ed è così che Saul fece un altro proclamo e lì si è fritto. Perché? Perché Saul disse a Davide: io ti maledico a te e ai tuoi dèi. Eccola, io immagino la faccia di Davide che pensava al patto di Abramo, dove Dio disse a Abramo: io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Davide lì ha detto: tu non solo hai maledetto me, ma hai maledetto anche il mio Dio. E allora io adesso realmente vedrò la mano di Dio. Ed è così che la fionda di Davide era la preghiera. Davide si preparava in preghiera la fionda per lanciare la pietra. E vediamo che Dio appunto sconfigge Golia, perché quella pietra colpisce Golia e il gigante va a terra. Davide disse a Golia prima di sconfiggerlo:
e lo chiamò con un aggettivo incirconciso. Perché? Perché Davide, a differenza di Golia, aveva un patto con Dio. Dio è un Dio di patti, è un Dio di parola. Lui non è un uomo che può mentire. E chi entra chi ha l'unzione di Dio ha coraggio. Io ti ricordo che in Apocalisse c'è scritto che anche i codardi non erediteranno il regno dei cieli. Ma Davide era unto, Davide aveva coraggio. Ripeti, io sono unto da Dio. Ripeti questa sera, l'unzione di Dio è sopra me. Proclama la parola, proclama. Ed è così che devi sempre rispondere al nemico e non devi mai permettere al nemico di avere l'ultima parola su di te. Davide sconfisse colui che aveva insultato la sua vita, colui che aveva insultato il suo Dio. Io non so chi ti ha insultato, chi ti sta mettendo di lato, ma io stasera ti voglio pregare che il tuo sguardo non possa volgersi da un'altra parte, ma come ha fatto Daniele, che il tuo sguardo possa volgersi verso Gesù. Che bello. Davide ha avuto l'ultima parola. Davide ha avuto la vittoria. E voglio ricordarti questo, che la spada di Golia che doveva uccidere Davide è stata presa da Davide ed è servita per tagliare la testa a Golia. Le armi fabbricate contro la tua vita, contro la tua famiglia. Stasera il Signore ti sta dicendo che le prenderà e capovolgerà le situazioni. Quelle armi del nemico che dovevano far fine alla tua vita, il Signore le sta prendendo e sta tagliando lui la testa ai Golia che tu stai vedendo dinanzi a te. Proclama la parola, intercedi. E voglio pregare con tutti quanti voi stasera affinché un grido, una proclamazione in tutta Italia, anche fuori l'Italia, possa arrivare al terzo cielo e possa appunto scendere qui sulla terra, nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa e cambiare situazione. Signore, grazie ancora per questa serata, perché abbiamo capito, Signore Gesù, ancora una volta l'importanza della preghiera, l'importanza dell'intercessione profetica. Abbiamo capito, Signore, l'importanza della proclamazione profetica. Signore, a volte noi dobbiamo proclamare la tua parola perché, Signore, è solo quella che ci può salvare, perché la tua parola sei tu, Signore. La parola di Dio è Dio. E quindi, Signore, ti voglio pregare che dove da tempo, Signore, non viene letta, non viene proclamata la tua parola, che da questa sera, Signore, possa essere presa, Signore, in quelle case, in quelle famiglie, in quelle vite, seriamente, Signore, per essere meditata, per essere letta e per essere proclamata. E voglio, Signore, nel nome di Gesù, che ti sta ascoltando per la prima volta e vuole dare la sua vita a te, che possa ripetere tranquillamente davanti al televisore questa proclamazione di fede, dove possa dire: io rinuncio al peccato, rinuncio alle opere del male, e da questa sera, Signore Gesù, io proclamo che voglio accettarti nella mia vita come mio unico personale Signore Salvatore. Signore Gesù, perdona i miei peccati, perdona le mie colpe, ma che da oggi, Signore, la mia vita possa essere una vita nuova, una vita di proclamazione, una vita dove, Signore, si possano risvegliare, Signore, sentimenti, Signore, verso di te, dormienti fino a questa sera, Signore. Signore, nel nome di Gesù, Signore, ancora cuori, Signore, attraverso questo canale tu prenderai. Signore, ti chiedo, Signore,
di benedire sempre più il pastore Petrone, sua moglie, tutto lo staff di Parole di Vita, Signore, e che, Signore, veramente che in questo tempo, Signore, che la tua Chiesa non possa rimanere a dormire, ma che possa svegliarsi per proclamare la tua parola in Italia e all'estero. Grazie, Signore Gesù, l'unico e benedetto in eterno. Amen e amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.